Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ah, salve. Buongiorno, Pierangela. Io oggi nel nel programma ho Pierangela Diadori in conversazione con la professoressa Giovanni Frosini. Giovanna Frosini. Allora, Giovanna Frosini mi ha appena oh. mandato un messaggio che non potrà esserci. In compenso ci sarà il dottor Caruso che ah, ecco. farà una presentazione finale perché la parte sugli aspetti didattici la gestirà benissimo. lui, tra l'altro fra allora, i ecco, autori Quindi, eh, è stata una, una, una comunicazione dell'ultimo del minuto eh, benissimo, il webinar. Eh, aspettiamo un altro minuto perché così siamo eh, giusti. Io vi presento poi. Eh, devo lasciarvi perché oggi pomeriggio abbiamo un'altra eh, presentazione qui del, eh, della mostra di Giotto e stiamo finendo gli allestimenti quindi io, eh, devo correre da un'altra parte dell'istituto insomma però eh, la registrazione potrà essere poi ehm, riutilizzata ri 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 perché mi ri l'hanno chiesto verrà, verrà messa un po' in ordine perché adesso stiamo già registrando, quindi questa parte verrà tagliata e poi eh, eccolo qui, vedo che mi dà benissimo. Noi possiamo cominciare. Buongiorno, allora, per la Settimana della Cucina, eh, che è un'iniziativa eh, che comprende tutti gli istituti eh, di cultura del mondo e che quest'anno è dedicata a. Al benessere con gusto, cioè la capacità della cucina italiana eh, di unire sostenibilità, eh, appunto, eh, salute eh, e anche piacere alimentare, eh, abbiamo pensato di eh, focalizzarci su un aspetto particolare della cucina e cioè la possibilità attraverso la cucina che è già di per sé un linguaggio di insegnare anche eh, un altro linguaggio quello verbale la possibilità di utilizzare in una prospettiva didattica eh, la cucina italiana e, e lo facciamo con una grande studiosa, appunto, eh, della didattica linguistica, con la professoressa Pierangela Diadori, che ha appena eh, pubblicato un bel libro intitolato La cucina italiana tra lingua, cultura e didattica, eh, la professoressa Diadori sarà in conversazione. Con il dottor Giuseppe Caruso. La ringrazio molto di essere eh, così, di aver accettato il nostro invito e le lascio subito la parola. Prego. Grazie, Grazie direttore. E io porto il saluto anche della eh, mia collega Giovanna Frosini, che è co-curatrice di questo volume uscito come primo volume della nuova collana dell'editore Cesati dedicata proprio a lingua eh, cultura e didattica e, um, il eh, dottor Caruso è un collaboratore dell'Università per Stranieri di Siena, si occupa moltissimo di, eh, di didattica dell'italiano a stranieri e progettazione didattica e eh, parlerà eh, dell'ultima parte di questo volume che appunto tocca queste tre tematiche. E la mia collega si scusa ma non è potuta essere presente. E, dunque, questo, questo volume che ora vi presenterò è, è nato da un seminario tematico che abbiamo presso l'Università per Stranieri di Siena e il centro di Italy che io dirigo nell'estate 2021 e come sapete era ancora sotto pandemia, abbiamo però avuto la possibilità di organizzarlo online e soprattutto di fare una serie di ehm, moduli anche successivi dedicati però soprattutto ai, ai docenti di italiano in Cina. Quindi vedrete che alla fine di questa presentazione ci sarà anche una slide in cui vi Vedrete eh, la copertina di un secondo volume dedicato alla cucina, ma in particolare per l'insegnamento dell'italiano a, a sinofoni. Ehm, dunque, io... Eh, allora, mi sto... Scusatemi, perché sto cercando ora di recuperare la mia, le mie slide. Quindi, schermo. Ah, aiuto, l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo. Come posso fare? Mm. Giuseppe? Sto provando anch'io, ma anch'io sono disabilitato. Allora dobbiamo chiedere aiuto al Malina forse. Il dottor Finotti è uscito dalla presentazione? Eh, no, non posso presentarlo. Allora, cosa sta succedendo? Eh, mi dovete scusare, ma io, io non ti è connesso, quindi mi dovete. Eh, Giuseppe, puoi mandare il PowerPoint a Malina intanto perché potrebbe sì. essere che lei lo può far vedere. Sì. Eh, purtroppo Zoom ha questa difficoltà, non so perché. Eh... Allora, io vedo che ci sono 19 partecipanti e quindi mi scuso con loro perché non possiamo procedere, ho molte immagini da mostrare, quindi sarebbe veramente riduttivo, però se nel frattempo volete io posso iniziare la presentazione e in attesa che sia possibile condividere lo schermo. Dunque, quindi vi dicevo che questo, questo volume contiene una serie di contributi dei relatori di questo convegno. Sono stati pensati questi interventi proprio per seguire un, un fil rouge, un percorso che andasse da una presentazione della, ehm, della, della storia della cucina italiana, quindi eh, gli aspetti più legati a questioni storico-antropologiche, se volete per poi entrare nel merito di questioni prettamente linguistiche e anche diacroniche, perché eh, alcuni interventi hanno parlato proprio della, della storia dei ricettari, per arrivare fino al, ad un capitolo scritto proprio dalla collega Frosini, che è un'esperta della lingua di Artusi, proprio su questo momento particolare, importante della storia della lingua italiana e della storia della cucina italiana anche perché come, come, vedremo, insomma, come vedrete se, se avrete l'interesse per leggere questo libro ci sono tanti dettagli, tante curiosità, tanti, tanti particolari che nemmeno una persona che, che vive in Italia e che conosce quindi bene questa cultura mh, di solito eh, conosce. E quindi dopo questa parte dedicata in particolare alla, alla lingua, quindi, sia ai testi, ma anche al lessico eh, e quindi anche agli italianismi nelle lingue straniere o ai forestierismi nell'italiano eh, dell'ambito gastronomico, si passa ad alcuni capitoli invece più eh, specificamente orientati alla didattica dell'italiano attraverso il tema della cucina, i testi della cucina. E questo proprio perché abbiamo pensato ad un destinatario che fosse non solo interessato a questo argomento per eh, interesse personale, come avviene spesso eh, anche da parte di persone che non, non, non sono del mondo dell'istruzione, dell dell'educazione, ma proprio pensando agli insegnanti, insegnanti sia eh, italiani sia... Eh, stranieri che però insegnano l'italiano come lingua non materna. Um, questo, questo percorso dovrebbe dare quindi un, un background um, solido a chi poi si dedicherà a scegliere e i testi eh, da utilizzare e i manuali eventualmente um, che hanno delle sezioni oppure sono dedicati proprio all'argomento della cucina, eh, per poi mh, decidere anche una metodologia di insegnamento e progettare e realizzare dei eh, materiali didattici. Questo è il, praticamente il percorso che, che, che si coglie da questi eh, capitoli che abbiamo appunto raccolto in questo corposo volume che però secondo me può essere letto anche in maniera molto piacevole. Allora, come vedete non è possibile per ora proiettare nulla, io quindi comincerò dal primo capitolo che è, quel, che è stato scritto da Massimo Montanari dell'Università di Bologna. Um, è uno dei massimi esperti di storia della cucina italiana e il suo breve eh, diciamo, saggio parte da un'opera um, un di... Bisogna adesso si può condividere lo schermo. Ecco, grazie, perfetto. Si può condividere. Allora, vediamo dove ho messo il PowerPoint. Il okay. Poi ditemi se appena potete vedere eh. Um. Si vede, si vede, potete vedere. Presentazione dall'inizio. Sì. Ecco benissimo, Bye. grazie. Allora, ero proprio arrivata a questo punto. Dunque, questa è la copertina. Come vedete, abbiamo cercato di eh, rendere anche visivamente il fatto che uno dei testi di cui si parla nel volume è proprio eh, l'opera um, di, di, di Pellegrino Artusi che si vede sotto al piatto. Questo invece è eh, un eh, il frontespizio di uno di delle opere commentate da Massimo Montanari. Come vi dicevo, nella sua m, storia breve appunto e, eh, della, della cucina italiana, parte da quest'opera di Ortenzio Lando, che nel 1548 pubblica il, il commentario delle notabili e mostruose cose d'Italia. È interessante questo testo perché tra le cose appunto mostruose, nel senso di eh, notevoli, notabili e meravigliose dell'Italia, e cita appunto proprio la cucina non, non sono siamo nel Cinquecento, l'Italia ancora non esiste, è fatta di eh, Ducato di Milano, della Repubblica di Genova, del Granducato di Toscana, ma già un'idea. D'Italia di, eh, c'è ed è dal punto di vista culturale uno degli aspetti culturali è proprio questo spazio mh, alimentare gastronomico che Bontalari eh, appunto descrive con molta, molta Arguzia e racconta anche di come i ricettari cinquecenteschi e anche precedenti fossero. Destinati soprattutto ai, ai cuochi dei grandi, delle grandi famiglie nobili, naturalmente esisteva una cultura anche popolare, ma questa non, non, non ha traccia, non ha grandi tracce, eh, non ha lasciato grandi tracce, se no che proprio da questi eh, ricettari 4-5 si capisce che anche gli stessi cuochi di corte si servivano delle, eh, dei prodotti, delle ricette che venivano dal basso. Quindi comincia a delinearsi una caratteristica tipicamente italiana. E cioè quella di avere dei travasi eh, appunto di, 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 di memi gastronomici, potrei dire, eh, dal basso all'alto e anche da un luogo all'altro, perché non dobbiamo dimenticare la varietà eh, dei prodotti, delle tradizioni, delle ricette che caratterizza da sempre e anche oggi l'Italia. Un altro tratto eh, evidente di questi prodotti è che si, mh, si, si nota la valorizzazione del patrimonio mh, vegetale dell'Italia, così come altri, eh, una centralità viene data anche al, ai prodotti della farina. Sempre su questa linea diacronica della storia della cucina italiana è il contributo di Antonella Campanini, sempre dell'Università di Bologna. Che, ehm, che parte proprio da una, una storia del, dei ricettari. Ora, i ricettari ovviamente prima dell'invenzione della stampa erano tutti eh, tra, copiati a mano, come potete immaginare, e uno dei più ehm, più ricopiati, diciamo, dei più famosi, è questo che poi troviamo in un'edizione ovviamente più recente: eh, di un anonimo, perché erano tutti anonimi di solito i ricettari nel passato, ehm, di un anonimo che, che, appunto scrive nel XIII, eh, XIV secolo, e eh, che rimane, appunto è rimasto famoso proprio per quanto mh, tradizione amanuense ha, 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 ha trasmesso. Questo. È liber de coquina, il capostipite diciamo di una serie di eh, manoscritti che poi variavano perché chi copiava un manoscritto de del genere era libero anche di inserire le proprie, eh, le proprie mh, osservazioni, le proprie variazioni. Un secondo filone che eh, Campanini descrive è quello dei cosiddetti dodici ghiotti, ed è sempre del XIII secolo. Qui le ricette sono quasi tutte per banchetti di. 12 persone ed è stato ipotizzato che fosse eh, stato legato a quella brigata godereccia di Siena, appunto descritta nell'inferno dantesco, proprio perché formata da un gruppo di una decina di persone. Eh, ci sono poi altri ricettari che vengono descritti fra cui quello del famoso maestro Martino oppure l'opera di Bartolomeo Scappi, eccetera. E sono mh, ricettari però che eh, vengono in questo caso ehm, pubblicati perché eh, sono ricettari mh, che emergono dopo la stampa, quindi fine del 500 e 600 e sono spesso mh, ricettari fatti da cuochi per altri cuochi eh, con un intento didascalico. Poi nel Settecento questa tradizione sarà, in, diciamo, si trasformerà per, a causa del, dell'influsso del prestigio della Francia, come vediamo eh, descritto anche in altri, in altri mh, 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 capitoli del volume. Si passa poi a due, mh, diciamo, due interventi dedicati soprattutto al Veronica Ricotta si occupa del lessico della cucina dell'italiano antico, mentre mh, il capitolo successivo parlerà del lessico moderno. Allora, sempre per una breve eh, così vi cerco di darvi qualche, qualche spunto per aver voglia di leggere poi i capitoli interi, perché c'è molto di più di quello che io sto dicendo. Però, ecco, mh, è interessante in questo capitolo di, di Veronica Ricotta dell'Università stranieri di Siena eh, il fatto che si noti come. Ehm, prestiti culinari ci sono sempre stati, specialmente dall'italiano, dal francese e viceversa. E mh, gli, gli italianismi che noi troviamo, eh, specialmente eh, nelle lingue appunto europee, sono, hanno delle. Mh, Caratteristiche eh, comuni e qui vediamo alcuni elementi che hanno fatto appunto ipotizzare che si, si potesse parlare di una lingua speciale per la lingua della gastronomia. Ci sono suffissi eh, in ata o ada, ci sono de derivati alterati, vedete ancora oggi si parla di brodetto, per esempio, eh, ci sono forme. Con il nome di un, di un, di una, di un prodotto, alla, eh, per esempio maccheroni alla napoletana, oppure a modo di, a guisa di, e poi ci sono tanti neologismi, tante parole eh, specifiche inventate che possono essere metafore come vermicelli, oppure metonimie come sapore nero: quindi vedete il, il sapore nero, cioè un colore rispetto ad un gusto oppure iperboli perboli e il cascio stritolato che ovviamente eh, rafforza quest'idea del formaggio tritato ci sono anche i forestierismi, e specialmente nel Settecento arrivano dal francese, per esempio il bianco mangiare, il Blanc manger, eh, meno dal, dal tedesco, dall'arabo, dallo spagnolo, ma anche in questo caso, eh, soprattutto per i contatti culturali e anche per lo scambio di prodotti che in certi paesi appunto esistevano, in Italia no, portano con sé anche il termine specifico. Per finire l'Italia è anche ed era un regno della diversità che si riflette anche nei geosinonimi. Il lessico della gastronomia è pieno di parole che hanno una versione diversa nelle diverse regioni, basta pensare alla, appunto, allo stesso frutto che viene chiamato alternativamente melone o popone. Ancora sul lessico parla Monica Alba, sempre dell'Università per Stranieri di Siena, che però si concentra sull'italiano. Moderno a partire quindi dal Settecento, e il Settecento, eh, come abbiamo detto, è il secolo della Francia, eh, con influssi su tanti settori della cultura, fra cui anche la cucina. Ora, l'influsso della Francia non è solo sul piano lessicale, come eh, vedete da alcune parole che ritroviamo ancora o in, appunto in, come prestiti non adattati oppure. Come il caso, per esempio, di Besciamella, che è chiaramente un prestito adattato, però la Francia influisce anche proprio sulla, sugli usi eh, culinari, per esempio ehm, segna un passaggio eh, rispetto al, al passato con una eh, riscoperta degli ingredienti più genuini come i funghi, le acciughe, i capperi, l'erba cipollina, eh, con una diminuzione dell'uso delle spezie che erano caratteristiche in particolare del, del medioevo, con una separazione che ancora oggi per esempio in Italia abbiamo del, dell'agro e del dolce sono rare le ricette agrodolci mm, mi viene in mente eh, il cinghiale alla cioccolata che è un tipico della della cucina mm, senese ma è un retaggio uno dei pochi retaggi appunto di, del passato e ancora con lo zucchero come eh, ultima portata del pasto ehm, non era così in precedenza quindi c'è tutta un, una serie di eh, aspetti che fanno della Francia il punto di riferimento dal settecento, nel Settecento. E lo vediamo anche nelle pubblicazioni, sono molte le pubblicazioni che vengono fatte eh, come traduzioni di ricettari. Francesi, in eh, particolare, un, eh, qui ho la copertina di un'opera, di un eh, il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, quindi vedete anche in questo caso c'è sempre questo eh, prestigio mh, della cucina francese. Passano poi. Questo, diciamo, questa tradizione non, non si interrompe nell'Ottocento, anche se eh, si associa ad una rivalutazione delle, anche dei, delle cucine regionali, perché si, si trovano appunto, eh, pubblicazioni eh, che portano alla ribalta anche eh, ricette locali. E poi arriviamo ad Artusi, ma su questo ci sarà poi il capitolo di Giovanna Frosini. E, um, Monica Alba prosegue invece eh, nel Novecento con. Um... Un riferimento al, al momento futurista che inter interessa anche la cucina. Sapete che il movimento futurista che va contro la tradizione da tanti punti di vista, letterario, eh, comportamentale, eccetera, eh, ha inizio nel 1909, e nel 1930 eh, Marinetti fa proprio un manifesto della cucina futurista con abbinamenti, ovviamente non, non dico estrosi, ma molto di più, veramente improponibili con rifiuti. Del, degli spaghetti per esempio eh, definiti troppo tradizionali eccetera, ovviamente eh, questo è stato un momento quello che è più interessante è invece come si evolve la letteratura diciamo del settore nel, proprio nel novecento eh, coinvolgendo soprattutto testi eh, di, di ricettari di, di consigli scritti da donne per le donne una, una figura interessante è Petronilla, uno pseudonimo con cui appunto una, un, una donna scrive sulla Domenica del Corriere a, mh, alimentando quindi una rubrica tutta dedicata a ricette semplici, a consigli e così via. Ora, come diceva Montanari all'inizio, l'Italia è il paese delle cento cucine e delle mille ricette. Quindi possiamo dire che si mantiene questa varietà eccezionale che risulta la caratteristica unitaria dell'Italia. Sembra un controsenso, ma è proprio così, cioè la caratteristica che rappresenta meglio questa nostra tradizione è quella della varietà all'interno di una unità. Eh, gastronomica nei tempi più recenti diminuiscono i francesismi nelle, nel, insomma, nel, nella lingua della cucina, aumentano però gli anglismi e come logico anche in altri settori eh, mentre continuano ad essere esportati anche tanti termini italiani sotto forma di italianismi o pseudo italianismi nelle altre lingue e di questo ci sono anche altri capitoli che se ne occupano. Un capitolo Particolarmente mh, originale, direi, è quello di Roberto Ludovico della University of Massachusetts Amherst e Patrizia Modica dell'Università di Cagliari, che si occupano di analizzare un, mh, un banchetto fatto a Torino nel 1852 in onore probabilmente di un ambasciatore inglese che il giorno dopo sarebbe partito. E questo è il um, pretesto, diciamo, per parlare di quella che viene definita eh, la gastrodiplomazia o diplomazia culinaria, perché eh, esiste appunto un, una riflessione eh, dal punto di vista linguistico, ma anche eh, storico, sociologico, antropologico, su l'effetto, l'importanza che eh, il cibo e in particolare in questo caso i banchetti hanno avuto e hanno eh, per le relazioni diplomatiche. Oh, in questo caso, vedete, era stato utilizzato un menu, un menù in, in francese, il francese era ancora la lingua della, della, della gastronomia, in cui sono elencati i vari, le varie pietanze. Ora, nel capitolo troverete tanti dettagli, ma qui vi voglio solo far notare che, ehm, come dice il titolo, appunto c'era anche un salmone. Ora, il salmone non era un, un pesce che veniva uh, proposto tradizionalmente. In nessuna parte d'Italia, essendo non essendo proprio eh, locale, ma perché si sceglie il salmone? Proprio perché probabilmente, appunto, in onore del, dell'ospite che veniva eh, omaggiato di questa grande cerimonia. E non solo si, mh, si nota questa. Scelta, eh, che poi si ritrova anche in altri banchetti importanti, anche oggi. Ma ehm, l'importanza di questo banchetto è evidente anche dal numero di pietanze e dal tipo di altri prodotti scelti che sono stati valutati appunto da, da Patrizia Modica in termini anche eh, economici, fino ad arrivare a, mh, a definire il costo di questo, di questo grande evento. Ehm, paragonabili al, al 60% dello stipendio annuo dello chef più pagato della corte eh, sabauda. Quindi effettivamente un, un costo non indifferente, che, però, voleva manifestare l'importanza eh, dell'ospite e quindi cercare di, di cementare naturalmente i rapporti con l'Inghilterra mm, all'epoca. Il capitolo successivo è quello scritto da Giovanna Frosini, che si occupa appunto da molto tempo di, della lingua di Pellegrino Artusi. Ora, Pellegrino Artusi è conosciutissimo in, in Italia, ma forse non un, un po' meno all'estero. Eh, nasce in Romagna, a Forlimpopoli, nel 1820. È figlio di un ricco commerciante e, fino, e vive agiatamente fino ad un evento um, tra, traumatico della sua famiglia che viene... Viene, ehm, presa in ostaggio, viene eh, rapinata da un brigante. Dopo questo evento, eh, la famiglia decide di trasferirsi. Si trasferiscono a Firenze. Il padre, eh, cre crea un, un, un altro negozio di seta, di stoffe in questo caso proprio nel centro di Firenze. E quindi la famiglia vive molto agiatamente. Ehm Pellegrino non ha fatto studi regolari, però, eh, decide intorno ai 50 anni di chiudere i, i suoi affari e di vivere di rendita. E cosa fa? Si trasferisce in una bellissima zona nuova di Firenze con un cuoco della sua, del suo paese e una governante eh, toscana, più due gatti. Ecco, da quel momento <ride> si dedica alle letture. Alla letteratura e comincia ad elaborare un'opera che vedrà la luce trent'anni dopo. Nel 1891 esce infatti, e lo vedete a sinistra: la scienza in cucina, l'arte di mangiare bene. Eh, la prima edizione ha questa copertina bianca con il leprotto, poi le successive avranno la copertina che vedete a destra. Perché ne parliamo con tanta mh, deferenza anche? Prima di tutto perché mh, un po' come il Manzoni, anche lui, il Romagnolo, decide di adottare il fiorentino dell'epoca, il fiorentino colto, come lingua eh, per scrivere quest'opera e, e lo fa quindi in uno stile molto mh, piano, molto semplice. Eh, si praticamente mh, i suoi destinatari sono, sono mh, persone comuni, eh, di, di un ceto ovviamente eh, medio-alto. Tale da poter leggere, all'epoca l'analfabetismo la, 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 era elevato, ma soprattutto vuole in questo libro rappresentare eh, tre concetti, diciamo fondamentali. Eh, il modo in cui la, la cucina si collega all'igiene, all'economia e al buon gusto. Ecco, questa è una prima novità, perché sono tre eh, concetti nuovi anche che riflettono un po' la, il, il clima scientifico di fine 800 e mm, scusate a inizio con scrivendo 475 ricette e si conclude poi nelle ultime scusate nelle ultime edizioni della sua di quest'opera con ben 790 ricette perché perché Artusi è il primo blogger, è il primo food blogger che si conosca. Mm, queste, questi libri lui li vendeva direttamente e riceveva a casa anche le lettere dei suoi, dei suoi lettori. Queste lettere contenevano consigli, osservazioni <ride> e nelle edizioni successive quindi Artusi li inseriva e queste edizioni successive quindi sono. Un continuo rifacimento e rinnovamento delle prime. Eh, altra novità di Artusi è che inserisce mh, le dosi. Considerate che le dosi delle, mh, delle pietanze non erano in passato mai presenti nelle ricette. Eh, inserisce una parte in cui con l'imperativo dà i, con i suggerimenti per come preparare le ricette. E soprattutto interviene anche con delle parti narrative, con degli aneddoti, che quindi rendevano questo libro molto piacevole. Passiamo al capitolo di Lorenzo Coveri, dell'Università di Genova della Crusca. Lorenzo Coveri si dedica in particolare a due cosiddetti gastronimi, due parole italiane di prodotti eh, che vedete qui rappresentati che hanno avuto molto successo e sono emigrati all'estero in tempi abbastanza recenti ma con una grande eh, pervasività. Eh, il tiramisu viene attestato per la prima volta nel 1972 ed ha un immediato successo all'estero soprattutto in Giappone nei primi anni, però la ricerca del di, di Lorenzo Coveri, eh, dimostra che eh, già negli anni 40 un, un dolce di questo tipo era stato citato in Friulano, però quindi tira mesu, eh, in, in un evento eh, sociale. Questo ci potrebbe far pensare appunto che la sua origine sia friulana, ma d'altra parte anche il Veneto eh, ha queste questa. Eh, Volontà di, di dare la, la, la natalità a questo prodotto. Infatti, altre testimonianze mostrano che ci sono altre città Treviso, come Treviso, dove sembra che sia nata questa ricetta. Invece, è più chiara l'origine della Ciabatta che eh, nasce ad Adria, in provincia di Rovigo, nel 1982, proprio in un, uno specifico forno che era stato rilevato dal figlio eh, del proprietario che non si era mai dedicato a questa. Alla panificazione, ma che una volta avuta in eredità questo forno, questa um, quest impresa del, della famiglia decide di informarsi, sceglie le farine migliori, fa degli esperimenti e arriva appunto ad ottenere questo tipo di miscela che permette di fare un pane molto, molto soffice, come appunto la ciabatta. Ma la cosa interessante è che, um, essendo un commerciante, intuisce la potenzialità di questo prodotto e fa un accordo nel 1985 con i magazzini Marks and Spencer di Londra e nel 1987 con la catena Orlando Bakery di Cleveland, in Ohio, che permettono quindi di diffondersi a questo nuovo prodotto, con il nome italiano, in Inghilterra, negli Stati Uniti e poi in molte altre parti del mondo. Nel capitolo mh, di Massimo Vedovelli dell'Università Pestrane di Siena si affronta invece questo tema da un punto di vista semiotico. Massimo Vedovelli si è occupato negli ultimi anni di, ehm, di linguistic landscapes, cioè dei panorami linguistici eh, che emergono nelle città, soprattutto, e che mostrano, ehm, per esempio, la presenza di lingue diverse da quelle locali. Uh, in, come, con, con ragioni diverse per esempio uh, non so nella in certe aree di roma sono presenti molte lingue uh, esotiche proprio a, a causa della presenza di immigrati ma in questo caso il suo studio riguarda <coughs> come abbiamo appunto chiesto di fare solo i, uh, le parole del cibo che sono presenti fuori d'italia a testimoniare um, Appunto questa vitalità della, della lingua, ma anche della cultura italiana, della, della cucina. E quindi, come vedete, porta alcuni esempi e li descrive, soprattutto nota che ehm, l'Italia è presente, appunto, sì, con i suoi prodotti, ma anche con... Con dei simboli di, 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 di creatività, di bellezza, di buon gusto che sono associati appunto al cibo e non solo. La prima immagine, vedete. In un, in un ristorante in cui sono presenti le immagini delle delle, fie, delle, delle prime 500 poi c'è il colosseo la vespa quindi e poi anche lo stesso slogan italian dream fa pensare appunto che il, il cibo si associ a tutte queste ulteriori immagini di prestigio un'altra un cosa che viene notata da, da massimo vedovelli è che specialmente nei ristoranti italiani all'estero, si possono notare due mh, atteggiamenti opposti. Eh, da una parte, il, il tentativo di dare attraverso le parole, ma anche le immagini, eh, l'allestimento, l'arredamento del, del locale, un'immagine. <ride> Iperitaliana, quindi um, sono degli atteggiamenti di iperitalianità, eh, esagerando un po' no? proprio su quei simboli. Ci sono spesso nei ristoranti delle immagini di Sofia Loren, di, ehm, anche di, di ehm, prodotti italiani come vedete no? che fanno la bandiera italiana, eccetera. All'opposto, al polo opposto, troviamo eh, casi invece di ipo italianità e questi sono i casi in cui i ristoranti invece mescolano eh, prodotti locali con quelli italiani o addirittura appunto non è solo l'italiano presente nei menu o negli slogan. Vedete, questo, questo esempio è stato preso a Toronto e si vede vino rosso, bar and restaurant, Italian Week. Weekend brunch, ma soprattutto vedete lo slogan finale: good food, good conversation, good company, che rimanda proprio a questo, a questo um, uso italiano di eh, mangiare, sì, ma anche eh, conversare con piacevolezza. Um, si passa poi ad un, ad un capitolo che è dedicato all'arte. Silvia Malaguzzi della Middlebury School eh, in Florence um, attraversa specialmente i due secoli, il Cinquecento e il Seicento, notando alcuni elementi ricorrenti eh, relativi alla presenza di cibo e vino. Qui um, vedete... Si vede una scena di Vincenzo Campi dipinta nel 1580 che si trova alla Pinacoteca di Brera e Vincenzo Campi fa, un, un, fa quattro quadri dedicati alla, al cibo. Questo è quello che mostra una scena in cucina ma poi c'è eh, il quadro della fruttivendola, dei pescivendoli e della pollivendola. Sono ucradi molto grandi, con molti dettagli, e rappresentano, vedete, una un, scena di genere che era tipica proprio del Seicento. Così come del Seicento sono tipici anche i, i quadri che riportano eh, nature morte, e basta ricordare eh, due opere di Caravaggio molto famose, il Canestro di Frutta e anche eh, Bacco, che è a Firenze, gli Uffizi. Eh, ora... Mh, Bisogna notare una cosa, che a parte queste scene di, di campi, i canestri di frutta, le nature morte che rappresentano spesso eh, verdura e frutta, sono in controtendenza rispetto a quello che invece era l'abitudine la, la, eh, contemporanea delle grandi corti, e cioè quella di mangiare carne. Quindi nei quadri si vede soprattutto frutta, ma nella realtà ecco, i signori tendevano a mangiare soprattutto carne. E il cibo è naturalmente presente anche nel cinema, abbondantemente presente. Stefania Carpiceci dell'Università per Stranieri di Siena fa una, una specie di eh, excursus attraversando il cinema italiano intorno ad alcune tematiche. La prima è il pane, eh, che parte da, dalla scena di Anna Magnani, con. L'assalto al forno eh, in Roma, città aperta del 45, oppure in, 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 in lade di biciclette della scena al ristorante dove il, il ragazzino vuole eh, invece della pizza, vuole la mozzarella in carrozza che è appunto fatta anche questa di pane. Oppure ricorderete il pane e cioccolata? Manfredi quando eh, mangia rumorosamente un panino. Eh, Suscitando la, la, il disprezzo di tutti in un parco eh, in Svizzera. Ma eh, non è solo il pane che è molto presente, pensiamo agli spaghetti, al caffè, alla pizza. Eh, qui vedete una scena di un americano a Roma di Steno del '54, dove eh, Alberto Sordi eh, molto innamorato degli Stati Uniti, però alla fine. Vedendo un piatto di Maccheroni, di, di, di maccheroni dice Maccheroni, mi hai provocato e io te distruggo, io me te bagno. Eh, quindi questa è una scena che troviamo fra l'altro spesso nei ristoranti italiani all'estero. E poi tanti altri film: pensate a Sopialore nella pizza fritta dell'oro di Napoli, eh, Edoardo De Filippo, il monologo del caffè, in questi fantasmi. La cucina in generale è spesso anche presente. Vedete, in questo caso c'è una scena del. Um, della grande abbuffata del 73 dove troviamo anche Tognazzi che era fra l'altro un grande cuoco quindi ci sono tanti film in cui Tognazzi è, si, si manifesta anche in questa sua versione pensate ai nuovi mostri eh, nel film con, con Gassman oppure ehm, anche il vizietto anche nel vizietto il personaggio che fa Tognazzi è particolarmente bravo in cucina Passiamo, ecco, nella qui siamo, ci stiamo avvicinando un po' alle, ai capitoli che invece toccano più l'aspetto didattico e infatti Donatella Froncarelli si occupa proprio delle caratteristiche del testo ricetta, sia a stampa che sul web. E nota ovviamente una serie di particolari, che si tratta di un testo regolativo, che ha però delle parti anche narrative, che contiene eh, sempre della sezione... Con sostantivi, con nomi, che è quella degli ingredienti, e eh, seguita da quella invece con, in cui con degli imperativi o con l'infinito eh, si, si danno le istruzioni vere e proprie. Il, il web prende queste caratteristiche tipiche della ricetta cartacea, ma aggiunge eh, le immagini le immagini che rendono quindi il tutto particolarmente vivace, molto più vivace. Un'altra caratteristica dei testi che analizza Donatella Troncarelli sono le anafore perché spesso ehm, sono presenti anafore eh, sotto forma di pronomiato, di, con, eh, spesso con l'ellissi, eh, oppure mh, anafore marcate. Eh, con pronomi pieni, soggetto, sintagmi nominali, eccetera. Questo perché in questo capitolo troviamo anche degli spunti didattici proprio perché i eh, richiami anaforici spesso sono problematici per gli studenti stranieri. Troviamo catene anaforiche spesso, pensate, per esempio, eh, mondate il sedano e lavatelo, eh? quindi. Il sedano perché? Perché dice il sedano, perché prima avranno dato gli ingredienti in cui rappresenta il sedano, quindi eh, l'articolo determinativo è giustificato da questa presenza in precedenza degli ingredienti. E quindi, ecco, diciamo ci sono vari spunti proprio sugli aspetti testuali della ricetta. Io mi sono occupata invece dei, delle metodologie legate all'insegnamento di lingua e cultura e ho mh, fatto... Diciamo un, un paragone fra tre modelli: quello nazionale, quello interculturale e quello transnazionale. Eh, perché nei, nei libri di testo più datati si tendeva se, spesso a presentare la cucina nei suoi aspetti, appunto regionali, nelle sue caratteristiche. Quindi eh, descrivendo specificamente eh, la cucina italiana da un punto di vista eh, appunto nazionale, ma mh, sempre di più anche a causa di una, eh, di una mobilità maggiore delle persone e l'insegnamento della lingua viene messo in relazione con altre lingue e altre culture e quindi anche sul piano della cucina troviamo per esempio attività che mh, spingono gli studenti a riflettere sul confronto con la propria, eh, le proprie tradizioni o quelle di altri. Vedete, per esempio, qui c'è un esempio, confrontati con un compagno sull'uso della carne bovina nella cucina del tuo o del suo paese. Questo spinge proprio a, a non solo a concentrarci sulle caratteristiche della cucina italiana, ma anche a metterla in relazione con altri. La, il modello transnazionale poi è più recente ancora perché... Si pa può parlare di cucina anche in relazione a tematiche, eh, non solo mh, specifiche di certe nazioni o dell'Italia, ma proprio a livello globale. Pensiamo, per esempio, eh, come il tema della, di questa settimana, alla, ehm, alla sostenibilità dei prodotti, all'ecologia all e così via. E infatti, vedete in questo caso un'attività un presa da un manuale spinge proprio a parlare in italiano di questi argomenti senza uno specifico riferimento ad un paese. Eh, il capitolo successivo si concentra proprio sui manuali di italiano per stranieri di Stefania Semplici e qui vengono dati tutta una serie di eh, parametri di descrizione dei manuali esistenti eh, e recenti. Ci sono manuali eh, dedicati specificamente alla cucina, come questi che vedete, tra cui Alcuni anche proprio per chi lavora nel campo della gastronomia e sono tanti che, che si occupano di questo, oppure sono delle sezioni di manuali più generalisti, ma sempre si punta nelle attività didattiche all'analisi all eh, lessicale in particolare, ma anche al, al modo in cui. Eh, si danno delle ordini, delle istruzioni o anche naturalmente alle, alla dimensione culturale attraverso, per esempio, la, 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 la storia delle ricette e così via. Eh, io ora do la parola a Giuseppe Caruso, che ha scritto il capitolo sull'uso della videoricetta proprio nell'insegnamento dell'italiano a stranieri e poi ci ritroviamo per un, per un saluto. Allora, sì, grazie, professoressa Deadori. Prendo volentieri la parola per parlarvi degli ultimi contributi che appunto chiudono il volume. Eh, abbiamo visto che con il suo saggio Stefania Semplici ci parla di come i manuali di italiano per stranieri offrano una casistica molto ampia no? di, di unità, di attività dedicate proprio all'ambito gastronomico, visto il ruolo centrale che il cibo ha eh, da sempre rivestito nell'insegnamento delle lingue straniere. E con il saggio successivo, scritto da me, come vi diceva appunto la, la professoressa, ci spostiamo sull'uso eh, di testi per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri. Eh, il mio saggio, vedete, si intitola La didattizzazione della videoricetta per l'insegnamento dell'italiano L2 e eh, mira eh, in prima battuta a presentare questo genere di testo sempre più diffuso attraverso in particolare i social media. Che cos'è la videoricetta? Con il termine videoricetta intendiamo un genere audiovisiva in cui uno o più personaggi danno eh, istruzioni su come realizzare una ricetta e poi servire la pietanza. E il docente, nel nostro caso di italiano a stranieri, è chiamato proprio ehm, come dire, a ehm, scegliere il filmato più ritenuto più adatto, più adeguato alla propria classe. Quindi in prima battuta dovrà prendere in considerazione alcune caratteristiche no, degli studenti a cui il filmato verrà proposto, come ad esempio il loro livello di competenza linguistica in italiano o la loro età, i loro interessi, le loro preconoscenze in possesso sull'argomento, ma anche la, eh, la loro provenienza geografica. Questo ultimo aspetto è infatti molto importante perché, perché la videoricetta può sia presentare prodotti eh, tipici italiani ma anche ricette, attrezzi eh, da cucina o anche procedure di lavorazione che potrebbero essere sconosciuti eh, agli studenti ma d'altro canto la videoricetta può anche proporre alimenti tabù no? in alcune delle culture degli studenti che potrebbero quindi offendere la loro eh, sensibilità. In seconda battuta, il docente che intende sfruttare didatticamente la eh, videoricetta per insegnare la lingua straniera deve anche essere consapevole delle possibili eh, difficoltà proprio di comprensione che questo tipo di testo multimediale potrebbe comportare per i propri studenti. Ecco allora che in questo saggio io illustro i principali criteri di selezione tecnici e linguistici che guidano no? il docente alla scelta del video ritenuto più adatto alla propria classe. Giusto per fare degli esempi, fra i criteri tecnici dobbiamo eh, considerare la durata del filmato, oppure il numero dei personaggi presenti sulla scena, oppure il ricorso a eventuali scritte in sovrimpressione, o ancora la nitidezza no? della qualità del suono e così via. Mentre fra i criteri linguistici dobbiamo considerare ad esempio la varietà della lingua utilizzata, no? Quindi nel caso dell'italiano se questa varietà è standard, neo standard o regionale. A proposito del regionale, pensiamo alla lingua utilizzata no? dal noto chef napoletano Antonino Canavacciolo, o anche il tipo di lessico, cioè se le parole utilizzate appartengono a un vocabolario d'uso comune o invece magari ad un settore più specialistico. E dobbiamo anche considerare il tono e il timbro di voce, che sono. Eh, fondamentali proprio per la comprensione di un filmato perché forniscono delle informazioni molto preziose no? sulle intenzioni proprio comunicative del, del parlante, nel nostro caso dello chef appunto della, della videoricetta. E per meglio mettere proprio eh, in evidenza questi criteri tecnici e linguistici che eh, solitamente contraddistinguono il genere della, della videoricetta. Eh, nel saggio questi criteri vengono rapportati a 30 videoricette raccolte online sul sito eh, di, di Giallo Zafferano e Gambero Rosso e si tratta di videoricette che hanno costituito una, una banca dati intitolata proprio corpus di videoricette per l'italiano le due da cui appunto poi ha preso avvio il saggio. Nell'ultima nell parte del contributo si passa poi a mh, suggerire al docente alcune procedure su come didattizzare correttamente la videoricetta scelta, quindi come eventualmente eh, segmentarla magari in video più brevi, oppure come effettuare la trascrizione del parlato dello chef, eh, come realizzare proprio il dossier da eh, presentare agli studenti. E a proposito appunto della ehm, progettazione del dossier, il saggio si chiude ehm, illustrando anche con diversi esempi le attività e le tecniche didattiche ritenute più efficaci il docente può, ehm, può ricorrere per ciascuna delle fasi dell'unità di lavoro e che mirano proprio allo sviluppo di specifiche abilità e competenze. Andiamo alla slide successiva. Um, abbiamo detto che l'uso di testi per l'insegnamento uh, delle lingue e della cultura italiana a stranieri caratterizza anche la proprio la parte conclusiva di questo volume, in cui uh, sono presentate due unità di lavoro realizzate uh, da Paola Cappellino ed Elena Monami. Elena Monami è una collega uh, qui all'Università per Stranieri di Siena, uh, Paola Cappellino invece è una docente di italiano per stranieri e anche formatrice di, di docenti. Queste due unità sono pensate per studenti stranieri di livello AU e a um, La prima unità è costruita a partire da um, una recensione al volume dello storico Massimo Montanari uh, intitolata l'identità italia uh, italiana in cucina, mentre la seconda unità è costruita a partire da, um, dall'estratto di un'opera intitolata Odore di chiuso, un'opera dello scrittore toscano uh, Marco Malvaldi. Eh, tutte e due le unità ricorrono al modello operativo dell'unità di lavoro, mh? per cui si compongono di tre fasi sequenziali. Abbiamo una prima fase chiamata introduzione, in cui sono eh, presenti attività proprio di avvio ai contenuti del testo, una fase centrale di svolgimento, in cui sono proposte attività di guida alla comprensione e di mh, analisi degli elementi linguistici e contenutistici proposti dal testo. E una terza fase chiamata conclusione che prevede attività di, eh, di riutilizzo, attività di ampliamento di alcuni di questi contenuti, con lo scopo proprio di, ehm, di rinforzare o comunque approfondire anche in modo abbastanza creativo quelli che sono gli elementi eh, obiettivo del, dell'unità. Eh, tutte e due le unità sono state mh, sperimentate con esiti molto positivi in classi di italiano per stranieri e possono essere utilizzate anche eh, dai docenti durante appunto le loro lezioni tradizionali, dal momento che si tratta di eh, proprio di materiale già pronto per l'uso e si tratta anche di materiale molto flessibile, quindi un materiale che può essere anche facilmente integrato no, da altre attività laddove ovviamente eh, il docente lo, lo ritenesse necessario. Un altro punto di forza di questa unità sono le chiavi di soluzione che sono inserite alla fine dei due percorsi didattici proposti. Per questo motivo le unità possono essere anche assegnate dal docente come, come compito per casa. Quindi gli studenti possono svolgerle autonomamente e poi autovalutare le risposte alle attività, consultando poi quanto riportato nel, nelle chiavi. Quindi possiamo dire in sintesi che eh, le due attrici, se, se da un lato presentano eh, materiali, eh, abbiamo detto già pronti per l'uso, già pronti per essere portate in classe, dall'altro offrono anche un, un formato di unità che può essere adottato dal docente di italiano per stranieri per poi costruire ulteriori unità no a partire da, da altri testi o comunque da altri contenuti. Andiamo alla slide successiva. Grazie. Mm, ecco. Al termine di questo webinar, rubiamo giusto qualche minuto per parlarvi brevemente di un altro eh, volume dedicato al tema della cucina, pubblicato anche questo in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo. Eh, vedete nella slide la copertina del libro, si intitola La via della seta a tavola, guida all'uso dei testi e delle parole. «Della cucina per l'insegnamento dell'italiano a sinofoni» è un volume a cura della professoressa Deadori, del sottoscritto e della professoressa Xue Zhao dell'Università di Tianjin ed è pubblicato dalla Casa Editrice mh, e di Lingua. Eh, il volume affronta eh, anche questo: il tema della, del cibo, più nello specifico della cultura alimentare, ma lo fa in un'ottica confrontativa Italia-Cina, da diverse prospettive. Quindi abbiamo la prospettiva storica, culturale, linguistica, antropologica e anche ovviamente quella, quella didattica. Eh, perché un confronto Italia-Cina sul tema del cibo? Perché, come sappiamo, Italia e Cina eh, da tempo no, si contendono un primato in questo campo, dal momento che eh, entrambi questi paesi eh, contano, possono contare, su una storia secolare proprio in tema di, di cultura alimentare, una storia sicuramente molto diversa, che però sia per l'Italia che per la Cina affonda proprio le sue eh, radici in tradizioni eh, gastronomiche molto antiche, ma al tempo stesso anche molto, eh, molto rinomate. Eh, fra l'altro, in entrambi i paesi eh, esiste, come sappiamo, una. Eh, straordinaria varietà di, di, di prodotti alimentari, una straordinaria varietà di, eh, di ricettari, di testi, eh, trattati di vario genere che sono stati tramandati fino, fino ai giorni nostri. Ma esiste anche una eh, straordinaria varietà di, di usanze proprio legate alla, alla preparazione no? del, del, e all'impiattamento delle pietanze, ma anche all'allestimento della tavola in, in occasioni eh, diciamo, più formali. Tutto questo. Conferma come il cibo eh, abbia in qualche modo rappresentato e rappresenta ancora oggi, eh, possiamo dire, un elemento molto importante per entrambi i paesi. Un elemento importante eh, per, per la socializzazione, un elemento importante per eh, come dire, stringere proprio i propri legami no, fra i componenti della famiglia, un elemento importante durante le feste tradizionali. È un elemento importante da non sottovalutare anche per il commercio no? proprio dei prodotti tipici. Anzi, possiamo dire che è stato proprio il commercio di ultimi anni a garantire anche la eh, proliferazione di, eh, di ristoranti italiani in Cina e di ristoranti cinesi in Italia, ma non solo. A questi ristoranti infatti va proprio il merito di aver eh, diffuso negli ultimi anni la fama della cucina italiana, ma anche la fama della cucina eh, cinese, seppur ovviamente entro certi limiti, no? perché come sappiamo sia in Italia che in Cina in qualche modo si è, dovuti, eh, si è dovuto semplificare e adattare no? le pietanze originali ai gusti soprattutto e ai prodotti del, del posto. Eh, brevemente chi sono i destinatari di questo, di questo volume? Il volume si rivolge a vari destinatari, quindi a studenti, a ricercatori, a studiosi interessati ad affrontare il tema della cultura alimentare Italia-Cina, ma fra i destinatari eh, diciamo, privilegiati del volume ci sono eh, sia gli insegnanti di italiano eh, a sinofoni, ma anche gli insegnanti di cinese a italofoni. No? Entrambe queste figure sono proprio chiamate a conoscere in maniera approfondita la cultura eh, italiana e cinese, sia quella del passato che appunto quella del presente, proprio perché eh, si, si sono trovati, o comunque si troveranno durante le loro lezioni a parlare di cucina con i propri studenti. Studenti che, come sappiamo, nelle aule di lingua sono eh, solitamente molto interessati no, nei riguardi eh, del cibo, dei prodotti tipici, de, delle ricette o anche no, dei de marchi più famosi appunto di un, di un paese. Per quanto riguarda invece gli autori del volume, eh, questi sono studiosi, eh, sono docenti italiani, sono docenti cinesi e ognuno ha dato in qualche modo il proprio eh, prezioso contributo affinché, come ho detto prima, fosse trattato appunto il tema della cucina da una molteplicità di punti di vista. Quali sono ehm, come dire i principali contenuti del volume? Si parla, ad esempio, della eh, distribuzione dei pasti durante la giornata, si parla dell'organizzazione della tavola e dei commensali, ovviamente in riferimento all'Italia e alla Cina, eh, si parla della presenza dei cinesi in Italia no? e degli effetti di come questa cospicua presenza di cinesi in Italia abbia eh, portato negli ultimi anni a eh, come dire, un boom per quanto riguarda la ristorazione cinese nel nostro paese. Eh, nel volume si parla anche della eh, presenza di parole italiane nel cibo dei panorami urbani, ma si parla anche eh, dei nomi proprio dei ristoranti cinesi in Italia e di quelli italiani in Cina. Eh, trattando il, il tema della cucina, ovviamente il volume non poteva non parlare eh, del menù no? di ristoranti italiani e cinesi e più nello specifico delle problematiche che molto spesso si incontrano nel tradurre no? i nomi di piatti o nel tradurre i nomi di prodotti eh, culturalmente specifici. Quindi traduzione dei menù, ma anche traduzione eh, riferimento ai proverbi e modi di dire. Ci sono tantissimi proverbi e modi di dire sia nella lingua italiana che eh, nella lingua cinese che contengono proprio eh, parole o espressioni legate comunque al cibo, a, a, in generale all'alimentazione e dalle quali emergono proprio eh, diversi punti di, di contatto appunto fra, fra la cultura italiana e quella, e quella cinese. Nel volume si parla anche eh, delle marche dei cibi e dei vini italiani più di moda no? in Cina, eh, queste marche che hanno in qualche modo contribuito a diffondere un'immagine eh, del Made in Italy, no? fatta soprattutto di gusto, fatta, fatta di, di qualità. E fra i contributi che rendono ricco questo volume anche, ce n'è anche uno dedicato alla letteratura eh, sino-italiana, un tipo di, di letteratura fatta di eh, nuove identità di scrittori italiani ma di origine cinese che appunto alcuni di questi affrontano il tema, il tema della cucina. Uh, Nell'ultima parte del volume si entra uh, più nel merito di come tutti questi argomenti poi possano essere uh, affrontati in maniera efficace nella classe di lingua. Ecco perché. Dapprima viene esaminato il modo in cui uh, due manuali di italiano pubblicati da, da, da Delingua, Nuovo Progetto Italiano, Il Nuovissimo Progetto Italiano, nella loro versione per studenti cinesi trattano proprio il tema della, della cucina italiana. E in ultimo vengono presentate anche in questo volume tre unità di lavoro modello, che sono destinate in particolare a studenti cinesi di italiano come lingua straniera. E si tratta di unità dedicate proprio al tema del, uh, del cibo e al confronto interculturale. Eh, siamo in presenza anche in questo caso di eh, unità rivolte ad apprendenti giovani adulti e adulti di diversi livelli di competenza. Eh, anche in questo caso si tratta di materiali pronti per l'uso perché possono essere somministrati dal, dal docente durante una lezione tradizionale o anche proposti come eh, materiali per ulteriori ehm, approfondimenti lessicali o approfondimenti culturali, o anche in questo caso possono essere assegnati eh, come compito per casa eh, dal momento che anche queste tre unità che chiudono quest'altro volume sono corredate alla fine di chiavi di soluzione. Mm? Questo è diciamo, il volume eh, che ho provato a raccontarvi davvero, davvero insomma, in sintesi che mette a fuoco, come vi dicevo, il tema della uh, cultura alimentare italiana e cinese da diverse appunto, um, angolazioni. Uh, Colgo l'occasione, poi magari lo dirà anche la professoressa Diadori, per far presente che fra due giorni, giovedì 16 novembre alle ore 14.30 italiana, ci sarà un altro webinar di presentazione, sempre con la professoressa Diadori, con me e in questo caso con la professoressa Zaoshiwei, di questo volume, quindi questo che vedete appunto nella, nella slide in questo momento. Chi fosse interessato ad assistere a questo altro webinar, al termine del quale verrà anche ehm, rilasciato un attestato di partecipazione, può Andando direttamente sul sito della casa editrice Edilingua, www.edilingua.it, e basta cliccare appunto poi a sinistra su Webinar Details. Io ho terminato la mia parte, vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola nuovamente alla professoressa Diadori. Bene, io penso di concludere qui questa rapida presentazione e di ringraziarvi dandovi appuntamento sia a questo prossimo webinar, come ha detto Giuseppe poco fa, eh, sia alle altre iniziative del, dell'Università per Stradere di Siena che eh, ringrazia appunto <ride> l'Istituto Italiano di Cultura di New York per questa, per questa ospitalità virtuale naturalmente in attesa di... Di poterci incontrare in presenza o a Siena o a New York ancora. Quindi grazie ancora al direttore Finotti e, e a tutti voi che avete partecipato. Grazie, arrivederci. A presto.